Ben ritrovati, proseguiamo la nostra discussione sull'abuso di alcol da parte dei giovanissimi e per parlare di prevenzione vediamo innanzitutto il contributo. Pensare di applicare delle norme a macchia di leopardo sul territorio porterebbe a delle situazioni di paradosso, con l'effetto di far migrare chi comunque cerca l'esperienza di sballo dalla zona meno tollerante alla zona più tollerante. Che senso ha dire che alle 2 si deve smettere di dar da bere l'alcol? Che senso ha? Tanto sti ragazzi l'alcol ce l'hanno in corpo dalle 8 di sera tramite i mini market. Che senso ha? Occorre stabilire una collaborazione tra i commercianti intelligenti e le forze dell'ordine, gli amministratori. Ma il proibizionismo non serve a niente se non a nascondere le cose e a pulirsi la coscienza. Due cose un qualsiasi amministratore dovrebbe sapere che non deve fare. Esiste un'altra cosa, esistono tutta una serie di azioni, di campagne, di informazioni, incentivazione alla conoscenza del prodotto, ma anche e soprattutto campagne che servono a far capire quanto è stupido buttarsi via e quanto è bello divertirsi. Alla mani, allora come si fa a prevenzione? L'informazione sicuramente in primis. Ma innanzitutto distinguendo, fino ai 16 anni abbiamo una normativa che dice che non è possibile acquisire una bevanda alcolica in un locale pubblico e quindi il discorso dovrebbe andare nelle famiglie. Quindi se questa parte è seguita e applicata, questa indicazione di non vendita, e dovrebbe essere ancora migliorato, quello che non sempre si riesce a fare, ma credo, sono ottimista su questo punto di vista, attraverso i controlli migliori, la collaborazione degli esercizi, quindi il discorso di ragazzi o ragazze sotto i 16 anni si rivolge all'aspetto della famiglia e alla scuola. Quindi qui ci sono, secondo me, delle cose che valgono per questa tipologia di età, ma anche per le età successive. Cioè, prima di tutto, da una parte è l'aspetto della deterrenza, della repressione. Qui c'è l'autoressa che conosce bene il campo, credo che andrebbero anche per quanto riguarda la circolazione stradale, che poi è la fonte primaria degli incidenti più gravi o meno gravi tra i ragazzi, bere alla guida, entrare con una certa serie di cose da fare, credo io. Cioè, ad esempio, un'intervista fatta dall'Agenzia Regionale di Sanità recentemente, da Boller e colleghi, ha visto che il 20% dei ragazzi che guidavano attorno a sotto i 18 anni che guidano ammettono aver bevuto troppo, secondo loro, nel 20% dei casi, appunto, prima di guidare, di essere messa alla guida del motorino avendo bevuto troppo. Quindi questa è una cosa che potrebbe essere contrastata, se vogliamo, da una maggiore quantità di interventi della Polizia Municipale, per esempio, con i controlli random, controlli casuali, quindi con gli etilometri o con equivalenti degli equilometri. Il ragazzo sa che uscendo può rischiare con la polizia e quindi non beve. Ora non so se la prendo troppo lunga, ma insomma questo è il primo punto. L'altra parte è il controllo degli esercizi, come dicevo, la prevenzione è lì, no? Per Certo. quelli che hanno meno 16 anni. E poi una parte positiva è invece il riconoscere i valori tradizionali, positivi delle bevande alcoliche, in particolare del vino, anche la birra in certa misura, e quindi significa fare operazioni di informazione. Ora, come si fa l'informazione a livello preventivo? Ci sono le campagne generali di informazione che hanno risultati generici, non così spesso non così importanti, però hanno la loro utilità. L'informazione attraverso le scuole, che dovrebbe essere più positiva che terroristica, dal mio punto di Su vista. questo penso possa intervenire anche la dottoressa Giannatasio, che è abituata a fare anche prevenzione a scuola, immagino, con le campagne della questura. Sì, questo è uno dei punti focali dell'attività della questura e dell'ufficio minore in particolare. Sicuramente, come diceva il dottor Allamani, controlli degli esercizi, controlli su strada, ma altrettanto importante e fondamentale l'attività di prevenzione.
Come fa prevenzione l'ufficio minori? Noi abbiamo recentemente rimodulato questa attività di prevenzione e con la collaborazione dei dirigenti scolastici e l'ausilio degli insegnanti abbiamo rivolto le nostre informazioni, gli incontri, non solo ai ragazzi come tradizionalmente viene fatto, ma anche agli insegnanti e ai genitori. Perché l'obiettivo, l'intento fondamentale è quello di coinvolgere le figure adulte di riferimento dei ragazzi, di creare in qualche modo una piattaforma di dialogo che poi la scuola possa anche autonomamente sviluppare in maniera originale, anche contestualizzandola, perché come giustamente diceva il professor Allamani, la prevenzione deve essere anche contestualizzata, va bene l'informazione di carattere generale, ma occorre poi entrare anche nello specifico, nel territorio, nel tessuto sociale, quindi rendersi conto di quali sono i canali che vanno seguiti in quello specifico contesto. Ecco, sentivamo nelle interviste un po' di scetticismo per quanto riguarda le politiche delle ordinanze comunali, per quanto riguarda i divieti nelle varie fasce orarie, eccetera. Lei cosa ne pensa? Allora, guardi, le ordinanze non sono frutto di attività occasionali. Le ordinanze sono frutto di un monitoraggio del territorio, di un controllo del territorio e quindi delle necessità che emergono su quel territorio e vengono modulate in relazione agli episodi che sono stati rilevati. Infatti poi vengono anche applicate nel senso che si riscontrano casi nei quali c'è la violazione delle ordinanze e scattano le responsabilità legate a queste violazioni. È evidente poi che questo aspetto più repressivo deve essere collegato ad un aspetto preventivo e è assolutamente necessario che questa prevenzione sia una prevenzione integrata, deve cioè vedere come attori più soggetti e deve vedere anche come destinatari più soggetti, quindi le famiglie, i ragazzi, gli esercenti, le istituzioni, quindi è necessario lavorare insieme per costruire una rete di protezione intorno ai ragazzi, al tempo stesso per accertare le responsabilità degli adulti e quando necessario dei ragazzi stessi. Ecco, l'abuso di alcol tra i giovani, diciamo sporadico, nei weekend, le serate d'uscita e così, può essere considerato un primo passo che poi porta verso la dipendenza? Quanto appunto è legato al fenomeno e quanto anche appunto l'alcol può essere poi un primo scalino verso poi altre sostanze anche illegali? Come dicevo prima, non è facile allo stato attuale identificare in anticipo quello che poi invece viene visto dopo e ci dà purtroppo l'informazione che la persona in questione, il ragazzo in questione ha dei problemi di abuso generalizzato, quindi passa dall'alcol alla cannabis, anche alle droghe più pesanti. Gli operatori dei CERT o delle comunità terapeutiche vedono quindi a posteriori, cioè vedendo il ragazzo che arriva la ragazza arriva da loro, che l'alcol in quei casi è servito come porta d'ingresso all'uso di sostanze più pesanti. In questo senso facilita senz'altro in questi casi l'ingresso o l'uso di altre sostanze e quindi poi può essere abbandonato o preso in contemporanea, perché si beve, si fa cocaina, si mette la pasticca, così via. Quindi questo nasconde o comunque è l'espressione di un atteggiamento problematico nei confronti, diciamo, della vita. E, ecco, però vedere esattamente quanto questo si configura non si può dire, almeno allo stato attuale. Si può dire però che un certo gruppo di giovani, io dicevo 5% prima, forse meno, forse più, può essere più esposto a un rischio. Volevo anche finire il discorso prima, sì, collegandomi alla, come diceva la dottoressa Rannattasio, cioè che abbiamo anche l'esperienza, abbiamo avuto io nella tenda sanitaria l'esperienza di intervento di quartiere, di comunità, come si dice, di prevenzione, in cui in qualche occasione, sono interventi non facili da organizzarsi, ma si possono fare, lo scopo che si è diciamo propagato, distribuito sul quartiere, si è fatto sia a Firenze sia a Scandicci, è di dare a quell'area di popolazione che quindi riguarda sia i giovani, sia gli adulti, sia i vecchi, l'informazione che il bere è possibile, il bere responsabile è possibile e che però ha dei rischi oltre una certa quantità, si dice una certa quantità che per gli adulti va più di 2, 3
bicchieri al giorno di vino equivalenti, per le donne sempre un po' meno perché la donna è più, diciamo, soggetta agli effetti tossici della bevanda alcolica. Però questo anche è inserito in un'idea che non è soltanto il bere, ma per esempio il bere è il mangiare, il bere è il comportarsi, cioè il bere è un'espressione di uno stile di vita che tocca nella parte problematica, bere, droghe, come dicevo prima, nella parte invece positiva tocca bere, mangiare, l'attività fisica, il camminare, il muoversi. E quindi credo ci siano esperienze che ci danno conforto in questo senso. Il modello di integrazione lo si può fare costruendo, e si può fare anche oggi, degli interventi che vanno in settori come i quartieri in cui si può più coinvolgere la cittadinanza, la scuola, in modo in cui una persona poi fa da vettore di messaggio all'altra, se certo, necessario. Certo. Siamo in chiusura, veramente in un minuto qualche consiglio sull'uso corretto dell'alcol, che può essere usato appunto anche per divertirsi e per il piacere della sostanza e non in altro modo. Allora, intanto affrontare l'argomento a casa, con calma, con serenità, informando i ragazzi dei rischi che ci sono quando c'è un abuso, in maniera assolutamente serena. Bene, allora noi abbiamo cercato di affrontare appunto la problematica alcol da tutti i punti di vista. Io ringrazio la dottoressa Nadia Giannattasio, responsabile dell'Ufficio Minori della Questura di Firenze. Grazie a voi. Ringrazio il dottor Allaman Allamani, grazie, psichiatra, abbiamo visto, consulente dell'Agenzia Sanitaria della Regione Toscana. E ringrazio voi per averci seguito. Vi do appuntamento alla prossima puntata di Push. Arrivederci.